Di Biagio, di fatto da padrone di casa, una grande iniziativa, intanto complimenti. Ormai sono pescarese, ormai sto sempre qua, no, abbiamo portato avanti questa cosa molto bella, grazie a tutti coloro che hanno contribuito per fare questo evento molto bello. Comunque ringrazio tutti i miei ex compagni di campo e anche gli avversari ex di campo, perché hanno aderito in maniera massiccia, basta vedere i nomi. Ringrazio da Mancini a Materazzi, a Albertini a Candelà, insomma ce ne stanno talmente tanti di nomi che qualcuno lo sto dimenticando. Quindi è una cosa bella, è la prima Paddle Mania Cup e ormai a Pescara, come dicevi tu, se ti posso dare tu, sono di casa. Qui abbiamo fatto questa cosa del paddle al porto con Sebastiani e Marinelli e la speranza che possa proseguire, insomma. In un momento qui a Pescara purtroppo non facile. Sì, molto difficile, perché comunque vivo quotidianamente le vicissitudini del Pescara, sono praticamente ormai un tifoso del Pescara, quindi so perfettamente la sofferenza che c'è stata da parte dei tifosi, della società e di tutti quanti. La speranza è che si possa ripartire e si possa tornare il prima possibile in Serie B. Non è facile oggi dire una cosa del genere, però l'augurio è questo, sicuramente. Ma è vero che c'è stato un momento in cui è stato molto vicino Di Biagio, già sorride. Guarda, alla panchina. Allora, svegliamo un arcano. Io tra un grande rapporto di amicizia. C'è un grande, anche troppo, rapporto di amicizia con Sebastiani e Marinelli, che a volte ci ha avvicinato, a volte ci ha allontanati sulle scelte di... ma no, quest'anno. In questi in generale. tanti anni. Quindi da una parte verrei di corsa, dall'altra col fatto che mi sento veramente un cittadino di Pescara. Quando si è sentito molto vicino alla panchina, si può dire almeno adesso? Negli ultimi 6 anni. Sul campionato di Serie A, qual è stata la realtà più bella? Direi il Verona, perché il Verona, siccome sta facendo troppo bene, forse qualcuno non si rende conto e non se ne parla più. Ecco, mi sento di dire il Verona. Pirlo deve fare ancora il suo percorso? Piano piano, fare allenatore è dura, iniziare la Juventus ancora di più, deve avere un po' di pazienza, ma le capacità di Andrea caratteriali e di intelligenza le conosco abbastanza bene.